Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nuvole di Bellezza. Eccomi con un nuovo video. Vi ho appena finito di girare un video sui prodotti finiti del periodo, di questo lungo periodo. E adesso volevo farvi vedere alcuni dei prodotti che sto utilizzando in questo momento. Non so quale video vi caricherò per primo, comunque vorrei dirvi anche in questo video che mi dispiace se in questi mesi non sono stata così presente sul canale, anzi sul canale praticamente non ci sono stata per niente. Ho avuto però molto da fare sia con Nuvole Blu che con Nuvole di Bellezza, il blog, quindi comunque se cioè, sapete potete trovarmi sempre lì, soprattutto su blog. Potete trovare degli articoli quotidiani da leggere. Allora, direi di iniziare subito e appunto volevo farvi vedere alcuni prodotti che sto utilizzando in questo momento. Non ne ho selezionati tanti, sempre per non fare un video di 3 ore, però direi di iniziare subito. Vi ho preso qualcosa random per il viso, per il corpo, ci sono un prodotto capelli, una maschera, comunque iniziamo subito. Allora, iniziamo dal prodotto più semplice. Iniziamo dal prodotto più semplice che è questa acqua micellare di Garnier. In questo momento sto utilizzando questa, la vitamina C, e devo dire che mi sta particolarmente piacendo. Allora, diciamo che io comunque preferisco, lo sapete, struccarmi con dei prodotti comunque un po' più consistenti. A me piacciono molto gli oli struccanti, i burri struccanti, forse i burri struccanti sono i miei preferiti. Comunque, a volte quando magari sono un po' più di fretta utilizzo le acque micellari. Questa in particolare della Garnier, la vitamina C, mi è piaciuta molto perché regala anche un aspetto un po' più fresco, fresco e luminoso alla pelle. Ah, innanzitutto una profumazione niente male, una profumazione agrumata, abbastanza fruttata, e devo dire che rimuove perfettamente il trucco sia dal viso che dagli occhi. Ovviamente con gli occhi bisogna sempre fare un pochino più di attenzione, forse sarebbe meglio utilizzare dei prodotti bifasici che rimuovono forse il trucco un po' più velocemente. Ad ogni modo, comunque anche questa funziona molto bene. Devo dire che è un prodotto che mi piace, non va a bruciare l'occhio, però ovviamente se insistete un po', comunque gli occhi poi si arrossano, soprattutto se li avete comunque delicati. Poi, andando avanti, volevo farvi vedere un tonico perché sto utilizzando questo bellissimo tonico di Lancôme. Guardate là, la meraviglia di questo flacone. È un tonico confortante realizzato con miele d'acacia. È indicato in modo particolare per la pelle secca e sensibile e devo dire che mi sta piacendo moltissimo. Ha un'azione addolcente e proprio vi va come a rigenerare e illuminare la pelle. Un'azione data soprattutto dalla presenza del miele che ha sì che il miele ha un'azione antibatterica purificante, però ha proprio un'azione anche nutriente, rigenerante e soprattutto illuminante. Qui troviamo anche la vitamina E, tra l'altro presente nei primi ingredienti dell'INCI, nonché acido ialuronico per questa azione idratante e rimpolpante. Troviamo anche le proteine della mandorla e proprio gli estratti di mandorle. Quindi un prodotto che mi è piaciuto molto e particolarmente indicato al mio tipo di pelle. È sì un tonico, però è già una sorta di lozione, cioè è uno di quei prodotti che diciamo che si inseriscono fra il tonico e il siero. Ovviamente se non, cioè, se siete persone che hanno una skincare routine molto rapida, utilizzate questo e basta. Però se magari vi piace stratificare la skincare, allora potreste utilizzare il tonico, un tonico normale più diciamo più liquido, e poi andare ad applicare questo che ha sicuramente una consistenza molto più corposa e nutriente. La profumazione è buona, è una profumazione anche classica dei prodotti di Lancôme e è sicuramente molto,
molto avvolgente, un prodotto sì che sa un po' di rosa, comunque è un prodotto molto avvolgente sia come texture che anche come profumazione. Mi piace molto, lo utilizzo mattino e sera e comunque ne basta davvero poco. Comunque questo è un prodotto assolutamente consigliato, mi piace molto. Ecco, magari non lo consiglio ovviamente a chi ha una pelle grassa, però se avete una pelle, se avete una pelle secca e sensibile sicuramente ve lo consiglio. Un altro prodotto che sto utilizzando da poco, ma che sto ovviamente centellinando, è questa meravigliosa Essence. Sicuramente l'avrete già vista e si tratta della Essence di Pat McGrath. Vedete che ha questa consistenza, è praticamente un'essence bifasica, quindi va shakerata. È una essence realizzata con oli e troviamo all'interno anche ceramidi, ma soprattutto l'acqua di rosa e gli estratti di rosa. La parte oleosa è data dall'olio di mandorle dolci, se non ricordo male, e anche l'olio di macadamia. Poi abbiamo queste ceramidi che hanno un'azione rigenerante ed altri attivi anti-age e antiossidanti. È un essence, quindi si applica dopo il tonico e prima del siero e ha questa appunto consistenza lattiginosa che vi va proprio a nutrire e levigare la pelle. Vi dico, questo è un prodotto che sto centellinando, però ne basta anche poco, ne bastano poche gocce. È un prodotto che ha il suo costo, io l'ho comprato direttamente sul sito di Pat McGrath e vi consiglio comunque di acquistarlo lì. Tenendo, come dire, tenendo sotto controllo gli sconti, perché ultimamente il sito sta scontando, cioè nel corso degli ultimi mesi hanno fatto degli sconti veramente interessanti, anche 30%, 50%, e quindi essendo questo un prodotto particolarmente costoso, ora non ricordo, ma mi pare che costi su, sì, costa sugli 82 euro, quindi comunque è un prezzo considerevole, e poi oltretutto sono, mi pare 100 ml, sono 100 ml di prodotto, quindi è un prezzo molto molto alto, però se avete la possibilità di pagarlo con uno sconto interessante, Pat McGrath spedisce in Italia e non c'è, almeno io non ho mai avuto problemi di dogana. La spedizione può essere anche molto lunga, quindi la potete attendere anche per anche un mese o più, dipende, a volte più rapida, a volte di meno. Ad ogni modo, i prodotti vi arrivano perfetti e soprattutto potete usufruire sia degli omaggi che degli sconti. Comunque, al di là di questo è un prodotto che ho utilizzato poche volte, però mi ha subito colpito perché vi lascia una pelle immediatamente più levigata, una pelle come rimpolpata, però allo stesso tempo luminosa, più idratata, un prodotto veramente eccellente. È vero che ha un costo alto, però è anche vero che fa parte della linea di Pat McGrath, dove appunto abbiamo questi prodotti che hanno un prezzo, insomma, non proprio, diciamo, un prezzo economico, assolutamente no. Comunque, proseguendo, ho ripreso ad utilizzare anche questo Liquid Gold di Alpha Age. Questo è un trattamento conosciuto a livello mondiale e si tratta di un trattamento all'acido glicolico. E sapete che questa è la stagione ideale per fare i trattamenti a base di acido glicolico, ma anche a partire da settembre, ottobre e tutti i mesi comunque invernali dove non ci esponiamo al sole. Fare un ciclo di questo Liquid Gold o comunque di altri prodotti realizzati a base di acido glicolico aiuta la pelle a rinnovarsi, a minimizzare le macchie, ad uniformare il colorito e allo stesso tempo a rendere la pelle più luminosa. Io quindi ho preso questo, che è il maxi formato da 200 ml, l'ho preso su Cult Beauty, comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Questi prodotti li trovate anche su QVC, però in particolare questo formato qua da 200 ml attualmente non è disponibile. Quindi vedete un po' voi. Questo è il prodotto. Come si applica? Questo è un prodotto che va applicato praticamente a sere alterne o comunque ogni 2 giorni, poi ognuno si regola in base al proprio tipo di pelle e si applica esclusivamente di sera, si deterge bene il viso e basta, si applica solamente questo prodotto. E devo dire che
funziona perché lavora tutta la notte e già al mattino riuscite a vedere una pelle più levigata, una pelle più compatta e con i pori meno evidenti, ma soprattutto col tempo vi ritrovate una pelle più luminosa e con le macchiette scure vengono comunque minimizzate. Quindi sicuramente questo è un trattamento efficace che assolutamente vi consiglio. E la cosa importante quando lo si utilizza è di non andare ad applicare altri prodotti sopra, cioè dovete utilizzare questo e basta. Quindi è un ottimo, diciamo, prodotto da utilizzare anche quando, ad esempio, avete poco tempo, alla sera non volete stare ad applicare 50 prodotti, applicate questo e siete a posto. Quindi con un unico prodotto riuscite a fare un trattamento completo. Perché funziona proprio così, non va applicato altro sopra. Contiene appunto l'acido glicolico, glicerina, le proteine idrolizzate della seta, nonché estratti di liquirizia che anche questi hanno un'azione levigante e schiarente. È un prodotto che può essere utilizzato anche nel contorno occhi, però poi sta ad ognuno di noi capire come utilizzarlo perché comunque è un prodotto abbastanza, come posso dire, è un prodotto piuttosto intensivo e contiene anche alcol, che è il secondo ingrediente, il terzo ingrediente è l'acido glicolico. Quindi io ve lo dico, vedete un po' voi se volete utilizzarlo, magari insomma, cioè magari applicatelo prima sul viso e applicatelo una sera, una volta ogni 2 o 3 giorni e vedete un po' l'effetto che fa. Poi, allora, volevo farvi vedere un prodotto per il collo che sto utilizzando. Nei prodotti finiti, ho finito una crema collo, adesso ne sto utilizzando un'altra, ed è questa qua di SkinCeuticals. Questa è una crema che, scusate le luci, sto registrando con l'iPad. E questa è una crema che praticamente è arricchita da peptidi e ha proprio un'azione rassodante, nutriente, secondo me è proprio un trattamento molto, cioè da utilizzare sia come trattamento preventivo, però anche molto efficace in caso di imperfezioni già evidenti. È un prodotto che proprio va a contrastare l'aspetto delle rughe, delle rughe che si formano nella zona del collo. Questo prodotto ha una consistenza molto cremosa e vedete che è un prodotto che ha questa colorazione sul giallo e quando l'applicate sentite proprio la morbidezza e questa pelle che rimane molto morbida e vellutata. Posso dirvi comunque che potete notare una pelle decisamente meno secca fin dalle prime applicazioni. Oltretutto, un prodotto che non rimane assolutamente untuoso sulla pelle, però, cioè vi rimane la pelle morbida e vellutata, però la pelle non rimane unta. Quindi è ottimo anche se dovete rivestirvi, volete utilizzarlo di mattina. Io generalmente lo utilizzo di sera, però ovviamente può essere utilizzato anche 2 volte al giorno. Aiuta a minimizzare anche la texture, proprio la grana della pelle, a minimizzare le imperfezioni e regala comunque un aspetto più giovane. Devo dire che a me sta piacendo molto. È un prodotto che contiene sia peptidi, ma contiene anche retinolo, quindi l'importante è poi sempre andare a proteggere la pelle con un filtro solare. Poi volevo farvi vedere un prodotto per le labbra che mi sta piacendo moltissimo e si tratta di questo Miamo, di questo barattolino, è praticamente un balsamo labbra molto corposo, molto nutriente, realizzato con acido ialuronico, quindi è veramente eccezionale. Vediamo se riesco a farvi vedere la texture, ecco, forse di qua. Ha questa texture un po', c'è proprio la texture di un balsamo e la cosa bella è che rimane a lungo sulle labbra, quindi vi va proprio a fare un trattamento intensivo, nutriente, rigenerante, a mio avviso anche levigante. Io lo applico sulle labbra, però a volte lo applico un po' anche nel contorno. È sicuramente un trattamento untuoso, quindi è come una pomata, quindi deve piacervi il genere.
A me piace tantissimo, è molto fondente e soprattutto rimane a lungo sulle labbra, quindi è perfetto da utilizzare anche sulle labbra secche. E poi, oltretutto, ha una profumazione molto dolce, delicata, che sa di quasi di latte, molto delicata, molto piacevole, quasi di latte vaniglia. Mi piace molto ed è un prodotto che sicuramente andrò a riacquistare. Lo utilizzo sia durante il giorno, ma anche come impacco di sera. Mi piace tantissimo. Il vasetto è in vetro. Comunque sono prodotti di alta qualità. Poi, questo video non sarà molto lungo, così riesco a caricarlo velocemente. Volevo farvi vedere una maschera viso che mi sta particolarmente piacendo e sto parlando di Jeffree Star, in particolare di questa maschera Tranquility Face Mask. Allora, innanzitutto parto col dire che la linea di skincare di Jeffree Star è veramente eccezionale. Io ho già provato diversi prodotti, sono uno più buono dell'altro. Tra l'altro qui, ecco, scusate se mi avvicino, però qui ho anche nel cassetto, tra l'altro, ho anche la Miste. Sì, tra l'altro ve li posso far vedere assieme, ed sono della stessa linea. C'è la Miste, poi ad esempio c'è anche, ho anche la crema. Scusate, questa non era, non l'avevo preparata, però visto che ce l'ho qua ve le faccio vedere. Di questa stessa linea c'è anche la crema viso, che è favolosa. Magari adesso vi parlo un attimo di tutto, mi è venuto in mente adesso che li avevo qua. Allora, partiamo dalla maschera. Questa è una maschera veramente eccezionale, ha un'azione idratante, ma allo stesso tempo proprio anche come posso dire, vi regala una pelle più distesa. Non dico un'azione lifting, però vi regala l'effetto di una pelle più riposata. Innanzitutto sono 85 grammi. Questo è il packaging. Come sempre, i pack di Jeffree Star sono curati nei minimi dettagli. Questa è la maschera. Si presenta così. Guardate che bella! E tra l'altro ha la palettina calamitata, vedete? La palettina calamitata che potete utilizzare per andare a prelevare il prodotto. Allora, apriamo. Questa è la maschera che ho già ampiamente utilizzato. Voi andate a prelevarla con la palettina e ecco, vedete? La prelevate e vi fate una bella maschera. Questa maschera ha una consistenza molto soffice e cremosa, però non sono quelle creme che spariscono subito nella pelle, ma è un prodotto che rimane, leggermente si assorbe, però la maggior parte del prodotto rimane sulla pelle, soprattutto se fate un bello strato abbondante, e la pelle al di sotto rimane molto morbida e vellutata, e quando andate a rimuoverla avete una pelle sia più luminosa, ma allo stesso tempo anche più distesa e come rimpolpata. È un prodotto veramente eccezionale. E poi tutta questa linea, che è una linea pensata proprio per, diciamo, fare quasi una spa a casa propria, è una linea che ha una profumazione molto buona, che sa di lavanda mista a limone, però è una pelle molto, cioè una pelle, è una profumazione molto delicata e piacevole. Comunque, questa è la crema, un prodotto assolutamente consigliato, mi piace tantissimo e mi regala proprio un effetto di pelle più bella. Adesso volevo andare a guardare con voi l'inci e allora troviamo sicuramente gli estratti di lavanda e di limone, gli estratti di lavanda proprio anche sotto forma di fiori, ma poi troviamo anche il burro di karité, ed è proprio lì che è proprio grazie a questo ingrediente che vediamo l'azione ammorbidente sulla pelle. E ovviamente vitamina E, ma anche acido ialuronico, estratti di vaniglia ed altri ingredienti tutti interessanti, perché troviamo diversi estratti di frutta, estratti di fiori. Insomma, è un trattamento che secondo me è un trattamento da provare. Tutta questa linea è caratterizzata dal simbolino di questo infuso, no, quasi di lavanda con il limone.
E proprio parlando di questa linea, io ho anche la Miste, che proprio ce l'ho qua nel cassetto perché ogni tanto me la vaporizzo, e si tratta di questa Miste. È una Miste idratante antiossidante. Non, cioè sì, possiamo applicarla anche sul trucco per rinfrescare la pelle, però questo è proprio, non è un fissante trucco, ma è proprio un trattamento di bellezza rigenerante, un trattamento idratante per la pelle. Oltretutto, questo è un prodotto dall'aroma rilassante che può essere utilizzato anche prima di andare a dormire. Infatti, io sì, me lo vaporizzo durante il giorno, però anche prima di andare a dormire. E la cosa bella di questi spray di queste mist di Jeffree Star è che hanno, ora non so se si può vedere, ma hanno un'erogazione veramente finissima. Io spero che si possa vedere, dal video purtroppo non lo noto. E comunque è un'erogazione che vi fa questa nuvola nebulizzata sulla pelle, molto piacevole, questa profumazione molto rinfrescante, ma allo stesso tempo molto, molto rilassante. È un prodotto veramente eccezionale. Così come eccezionale è anche la crema. Adesso qui non ho il flacone, però questa è la linea alla banana di Jeffree Star, tra l'altro c'è. Guardate solo la bellezza del flacone, un flacone anche molto pesante. Come sempre, i packaging di questo brand sono studiati nel minimo dettaglio. Questo è il prodotto. Mi scuso se non si vede, se si vede poco niente. Questo è il prodotto, è questa crema gialla praticamente, che ha la consistenza di una crema, quasi di una crema sorbetto, no? Si fonde nella pelle in pochi istanti e vi regala proprio una pelle vellutata, morbida. Questa crema è veramente eccezionale. Poi ha questo profumo di banana incredibile, a me piace tantissimo e si assorbe velocemente, si assorbe in pochi secondi, però vi lascia questa pelle morbida, fresca e col tempo, applicandola con costanza, ho notato proprio un effetto di pelle come più proprio rimpolpata. Quindi anche questo è sicuramente un trattamento che vi consiglio, la consiglio soprattutto per le pelli mature e pelli secche. Ora vi dico, non ho linci, comunque vi lascio tutti i link nell'info box e questo è comunque un trattamento che ricordo essere ricco di attivi anche proprio anti-age. Poi passiamo ai capelli e vi faccio vedere questo splendido leave-in di Jisoo. Sapete che di questo brand ho già provato diversi prodotti, in particolare utilizzo sempre l'olio per capelli, però vi consiglio anche la maschera per capelli al miele che è favolosa e poi ho voluto provare questo leave-in. Questo è un leave-in spray, ovviamente. Dalla consistenza cremosa. Ora non so se si può vedere, però ha una consistenza lattiginosa, non si vedrà mai. Ha una consistenza lattiginosa che va proprio a nutrire a fondo i capelli. È un trattamento certamente consigliato ai capelli secchi, capelli rovinati, capelli anche trattati chimicamente. Quindi se li colorate, li schiarite, fate mesh o quant'altro, questo trattamento che è arricchito con miele va proprio a fare un'azione rigenerante sulla fibra capillare. Mi piace molto e oltretutto non mi va assolutamente ad appesantire le lunghezze. Ora volevo farvi vedere la consistenza, comunque ecco, vedete che ha questa consistenza un po', ha una consistenza lattiginosa che però poi si assorbe rapidamente, voi l'ho andata a massaggiare sulle lunghezze e vi va a nutrire le punte però senza appesantire. E la profumazione è abbastanza neutra, sa di miele, un miele un po' fiorito. Comunque un ottimo prodotto. Io lo utilizzo anche come leave-in pre-shampoo, lo metto all'interno dell'impacco pre-shampoo. Poi, passando oltre, vi faccio vedere un prodotto corpo che mi sta piacendo tantissimo. L'ho utilizzata molto quest'estate, però
la sto utilizzando anche adesso e si tratta di questa Garnier Body Superfood. Sapete che Garnier è già uscita da diverso tempo con tutta questa linea di creme corpo dedicata alla linea sempre Superfood. Su Nuvole di Bellezza trovate l'articolo col dettaglio di tutti i prodotti e questa in particolare la versione all'aloe, che forse è quella che mi è piaciuta di più. Sì, che in questo caso non si vede niente, purtroppo. Comunque, ecco, vedete, è un prodotto che ha una consistenza molto fluida. È un prodotto fluido, però vi lascia la pelle molto molto idratata. Ora d'inverno effettivamente preferisco dei trattamenti più corposi, nutrienti, ma sapete che io utilizzo i burri anche in estate senza alcun problema. Ad ogni modo, questa l'ho comprata quest'estate e l'ho utilizzata anche in estate ed è bellissima perché ha questa texture molto fresca, idratante ed ha proprio un'azione dissetante sulla pelle. Quindi mi è piaciuta molto e poi ragazzi, questa linea, l'aloe vera, ha un profumo meraviglioso, mi piace tantissimo e mi piace, un profumo particolare, fresco, prodotto veramente molto molto valido da provare. E ovviamente mi è caduto il prodotto anche per terra, va bene, molto bene. Comunque, sono 380 ml, quindi un maxi flacone che non mi finirà mai. Adesso unto tutto di crema. Comunque, finisco il video e poi vado a ripulire. Tanto siamo addirittura d'arrivo perché come ultimo trattamento volevo farvi vedere questi due prodotti. Allora, della linea Sol Janeiro avevo già provato anche altri trattamenti, altre profumazioni, però in particolare mi ha colpito questa profumazione qui che è la numero 40, Bom Dia Bright Cream. È un trattamento realizzato con gli alfa idrossiacidi della frutta, quindi per un'azione levigante, e vitamina C, per un'ulteriore azione, illuminante sulla pelle. Di questa linea mi è piaciuta tantissimo una profumazione dove sì, troviamo sempre il dolce, il tipico dolce dei prodotti Sol de Janeiro, però senza quell'aroma di caramello che a me sinceramente non piace più di tanto. Ma qui c'è anche una roba un po' più fruttata, un po' più fiorito, un prodotto veramente eccezionale. Poi ovviamente la crema, queste creme corpo sono veramente ottime, hanno proprio un'azione anche rassodante, oltre che nutriente e rigenerante. All'interno, se non sbaglio, troviamo anche l'olio di cocco, esatto, e sono creme anche molto morbide e, come dire, molto avvolgenti, si massaggiano bene nella pelle. Questa è una mini taglia da 75 ml, però vi dico che ho preso anche la full size perché mi piace tantissimo. E ovviamente vado ad abbinarci il suo profumo o l'acqua profumata. Queste qui di Sol de Janeiro sono acque profumate, però in realtà, a parte che si possono vaporizzare anche sui capelli, però sono molto persistenti. E qui troviamo ovviamente questo aroma che a me piace tantissimo, un aroma dolce però anche fruttato e mi piace. Devo dire che fra tutte le varianti che hanno fatto, questa è sicuramente la mia preferita. Tra l'altro anche le confezioni sono sempre molto benne, cioè si presentano anche molto bene, tutte decorate e comunque la profumazione è veramente buona. Qui dice legno di vaniglia e prugne nere, credo. Infatti ha questo aroma fruttato, dolce fruttato, molto buono. Quindi se magari non vi piace il dolce, quel dolce stucchevole e caramellato di questa linea di Sol de Janeiro, allora vi consiglio decisamente questa linea qua a 40, perché è veramente buona e unisce tutta la dolcezza della vaniglia a degli aromi però un po' più fruttati che non fanno mai male.
e la profumazione tra l'altro anche abbastanza resistente. E, che dire ragazzi, questi erano alcuni, vi ho fatto una selezione dei prodotti più utilizzati in questo momento, comunque prodotti che sto iniziando ad utilizzare che mi hanno subito colpito. Spero che questo video vi sia piaciuto e che dire, io vi ringrazio uno ad uno per averlo visto e ci vediamo al prossimo. Ciao!